su voi tutti, sulle vostre intenzioni, sulle vostre rette intenzioni. Speriamo. Scenda la benedizione di Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la benedizione di Padre Gaetano, la cui parrocchia ha ospitato una parte del cantiere, è terminata la prima mattinata alla nuova stazione Ionio della metropolitana BB1. Il primo treno è entrato in servizio, come previsto dal programma di esercizio, alle 5.30. La stazione è dunque il nuovo capolinea della diramazione B1, che in precedenza si arrestava a Concadoro, come ci raccontano anche questi utenti, che non nascondono qualche perplessità. Perché Piazza Concadoro, Piazzale Ionio, è un tratto talmente breve che non è che serve a tutti i cittadini. Se fosse arrivato fino a Ikea avrebbe avuto un senso. Se ci mettono gli autobus per arrivarci, sì. La risposta ai cittadini arriva direttamente dall'assessore alla mobilità Guido Improta, per il quale quello di oggi è un grande passo avanti per Roma, per la cura del ferro e per la mobilità pubblica del terzo municipio. Siamo scesi circa 30 metri sotto il piano stradale. È un'infrastruttura che servirà almeno 30.000 cittadini, tutti coloro i quali insistono o raggiungono da fuori Roma il terzo municipio. Motivo per cui, insieme all'apertura di questa stazione di Ionio, abbiamo conseguentemente, d'accordo con il municipio e il suo presidente Marchionne, potenziato il trasporto di superficie. C'è un capiente parcheggio di 256 macchine che è gratuito per gli abbonati Metrebus e che per coloro invece non sono abbonati Metrebus possono pagare per 12 ore di sosta 1,50 euro. E in tema di annunci e spiegazioni, ecco cosa accadrà tra qualche giorno sul tema Metro C. Vengono consegnate, ultimate dal costruttore 6 stazioni che andremo ad aprire, certo, l'open day dalle 11.30 alle 12.30 alle 19.30 i cittadini e le scuole potranno prendere conoscenze e familiarizzare con le nuove. Quella di Teano? Sì, 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 tutto.